Riprendiamo questo 2013 dalla redazione di Torino e le Alpi e parliamo di guide escursionistiche ambientali, di una figura professionale che si occupa di avvicinare le persone alla pratica della montagna. Oggi ci colleghiamo con Alessandra Masino, che è la responsabile piemontese dell'AIGAE, l'Associazione Italiana Guide Ambientali Escursionistiche. Che tra l'altro vive in montagna, vive a Ceresole Reale nel Parco del Gran Paradiso e ci racconta un po' come si svolge il suo lavoro, come lei avvicina i suoi clienti alla montagna e quali segreti nasconde la montagna per chi vuole andare a scoprirla. Ciao Alessandra, grazie di questo bello sfondo che ci fai vedere alle tue spalle. Tu sei a Ceresole, giusto? Sì, Ceresole Reale, nel mio giardino. Beata te, noi invece siamo in un grigio ufficio nella Grigia Torino. Intanto volevo chiederti così come è andata questa prima parte dell'inverno per quanto riguarda il tuo lavoro di accompagnatrice naturalistica o di guida escursionistica, come si preferisce dire. Fino ad ora, bene o male, si è lavorato con le racchette da neve per chi opera in questo settore. Si è lavorato abbastanza, c'è stato un buon afflusso nelle stazioni montane. Ecco. Per cui, per chi di noi vive o lavora in montagna, quest'anno, rispetto agli altri anni, lo scorso anno non si è potuto lamentare, diciamo così, anche se la crisi un po' si è sentita. Ecco, ma per chi non conoscesse bene, insomma, come lavorate, quali sono le specificità della vostra professione, del vostro mestiere? Allora, l'accompagnatore naturalistico, appunto, o guida escursionistica ambientale, è una figura professionale, innanzitutto istituita con una legge nel lontano 1989, ancora in Piemonte. Chi è interessato segue un corso, sostiene un esame, dopodiché deve darsi da fare attraverso la libera professione, diciamo. Quindi si lavora in natura, nei parchi, in montagna, tutto dove ci sono dei luoghi di pregio ambientale, proprio come recita la nostra definizione. E il nostro lavoro appunto non è solo accompagnare una persona da qui a lì, ma è proprio quello di fargli scoprire segreti, tesori della natura. Magari noi facciamo sempre lo stesso itinerario e non sappiamo che 2 metri più in là del sentiero ci sono le stelle alpine, piuttosto che è possibile avvistare animali. Insomma, ognuno di noi poi è specializzato su un'area, che magari ci si vive o si è guida del parco, oppure su un settore, perché alcuni di noi magari hanno seguito un percorso di studi particolare e quindi possono approfondire determinati settori. Poi c'è chi è più sportivo, chi si dedica di più alle attività delle scuole, ecco. E poi c'è il settore neve a livello ovviamente base, anche perché ad esempio le tracce degli animali si vedono sulla neve, non sull'erba, per cui questo può essere anche un modo per scoprire animali elusivi, non so, come la lepre, le variabili, e quindi un modo diverso per conoscere la natura. Tra l'altro, come hai appena detto tu, voi siete nella nebbia, noi siamo al sole, quindi l'inverno non è assolutamente una stagione brutta e fredda in montagna, ecco. A volte il clima è persino migliore. Quindi il nostro lavoro di guide, di accompagnatori, fondamentalmente è questo: essere un po' dei mediatori tra la natura e l'escursionista, lo scolaro, insomma, l'utente finale, come si dice. Tu invece, in particolare nel tuo lavoro di guida, che tipologia di escursioni proponi? Io faccio escursioni di livello medio-basso per scelta, perché ovviamente spesso chi si fa accompagnare è proprio il principiante. Avendo la fortuna di vivere nel Parco Nazionale Gran Paradiso, possiamo garantire nelle nostre escursioni, oltre che un approccio al movimento con le racchette, anche una scoperta della natura con avvistamento della fauna. Poi a richiesta si fa anche qualche cosina di un po' più, diciamo, complicato, un po' più faticoso. Poi adesso quest'anno abbiamo inserito anche dei corsi proprio di conoscenza della neve, dell'ambiente invernale, per muoversi in sicurezza, ovviamente con dei colleghi anche esperti in questo settore. E poi invece per la bella stagione, oltre a tutto ciò che è la scolastica, quindi le escursioni nel parco, in natura, per avvistare lo stabecco, il camoscio, insomma, scoprire la fauna, la geologia, visto che io questo ho studiato e amo farlo scoprire, leggere il paesaggio, come si dice. Si può tracciare così un profilo dei tuoi clienti? Chi sono? Sono persone che si avvicinano alla montagna, persone che già la conoscono? Bisogna poi distinguere estate e inverno. D'inverno sono persone che appunto vogliono avvicinarsi alle racchette con qualcuno perché non l'hanno mai fatto e pensano che sia difficile.
E quindi magari la prima volta vogliono fare una cosa semplice guidati da qualcuno, dopodiché... E lo è difficile? No, si mette un piede avanti all'altro. Ah, cioè, ecco. No, però uno magari pensa, insomma, come lo sci, che ci sia tutta una tecnica da imparare. In realtà si cammina, ecco. Poi se uno vuole andare in cima alle montagne è naturale che lì, più che difficile, ci vuole un certo allenamento. E poi, come dicevamo prima, anche l'ambiente invernale giustamente mette timore, ecco, perché va affrontato con i professionisti. Per cui in inverno abbiamo questo tipo di cliente, varie fasce d'età, famiglie o coppie di giovani, coppie meno giovani, insomma, che vogliono approcciarsi alla montagna invernale con un professionista. Invece nella bella stagione sempre famiglie tantissime, insomma, vogliono portare i bambini appunto alla scoperta della natura con qualcuno che spieghi ai bambini che cosa stanno guardando. E poi il professionista, anche in questo caso, come genius loci, cioè come folletto del posto che sa dove c'è l'animale, dove c'è la stella alpina, che ti guida a vedere un bel panorama, ecco. Quindi in questo senso proprio la guida. Allora, d'estate si fa la guida con anche qui un pubblico eterogeneo, spesso comunque di buon livello culturale, sono turisti che vengono qui in vacanza, in albergo. Quest'anno ho lavorato per esempio molto con i rifugi, ho fatto una convenzione con tutti gli alberghi che hanno il marchio di qualità del parco per offrire un servizio in più, quindi la guida a disposizione, e la maggior parte delle persone che sono venute provenivano dai rifugi, coppie, gruppi di amici, qualcuno anche giunto tra l'altro attraverso i pacchetti delle perle alpine, visto che c'è Resole Reale, rientra nell'associazione perle alpine dallo scorso anno, quindi ho avuto il piacere anche di avere qualche visitatore ulteriormente motivato alla scoperta guidata proprio e sostenibile del territorio. Le tue prossime proposte quali sono? Dunque, qui a Ceresole Reale noi facciamo bene o male quasi sempre una notturna il sabato sera e una racket per tutti la domenica mattina. Poi a gennaio abbiamo invece in programma un corso di escursionismo con racchette da neve che non si svolgerà esclusivamente a Ceresole, quindi a partire dal 19-20. E poi una cosa che mi piace molto fare sono i cammin leggendo su Rigoni Stern a Campiglia, perché quest'estate è stata inaugurata un'oasi dedicata a Mario Rigoni Stern, all'Azzaria, al Pian dell'Azzaria, perché lui poco prima, insomma, dello scoppio del secondo conflitto mondiale visse e lavorò come istruttore degli alpini proprio in quella zona, lo definì più del posto che ci sia. Poi di nuovo a febbraio un corso sempre di escursionismo qui a Ceresole, di escursionismo invernale, e poi vediamo finché viene la neve. Ci stiamo reinventando un po' anche sul discorso benessere, quindi abbinando la fruizione dell'ambiente proprio a momenti di fitness piuttosto che massaggi, conoscenza anche delle erbe, delle loro proprietà, quindi per la bella stagione stiamo preparando proposte un po' diverse. Beh, goderecce direi. E poi tra l'altro ogni nostra iniziativa è sempre abbinata a merende sinoire piuttosto che pranzi cene polente, quindi tutto ciò che si smaltisce camminando si recupera. Si cammina per avere poi la scusa per mangiare di più dopo. Può essere. Ah, ecco. Può essere. Va bene, allora noi continueremo, insomma, ad aggiornare i nostri visitatori, i nostri lettori sulle tue e sulle iniziative di tutti gli accompagnatori naturalistici piemontesi della provincia di Torino, e ti ringraziamo per questa chiacchierata e grazie. Insomma ci vedremo poi in montagna a Ceresole o nel parco del grazie Campo a voi Riso. Per questa opportunità, e a nome di tutte le guide invito i vostri lettori, coloro che seguono questa bellissima iniziativa, a frequentare la montagna con i professionisti.